E le brutte notizie sono arrivate proprio lunedì perché Luna Rossa ha perso squalificata la sfida contro gli elvetici di Alinghi, complice un problema che si è verificato proprio quando mancava un minuto e mezzo all'inizio della regata. Poi c'è stato lo stop per consentire a Luna Rossa di riparare il guasto tecnico e di andare poi alla sfida spareggio contro Ineos Britannia, e l'ha persa in maniera molto molto negativa il team guidato da Spin, Hill e Bruni. Con questo risultato ovviamente Ineos Britannia potrà scegliere la semifinalista da affrontare per quanto riguarda la Louis Vuitton Cup, e poi in base alla semifinale che avrà proprio con chi sceglierà di affrontare, sarà la sfidante nell'America's Cup per quanto riguarda poi l'atto conclusivo con i neozelandesi di New Zealand.